Bentornati Camper Adventure, sempre Marco. Lui, il così chiamato parallelatore della CBE. Ovviamente, non per installarlo, perché ho già fatto un video con l'installazione, ma come vedete l'ho smontato perché c'è un problema che potrebbe essere grave. Ne parliamo dopo la sigla. Ah, sono sudatissimo, ho finito di fare altri video, quelli della batteria che vedrete penso dopo, non so come in quale ordine, ma adesso anche la luce non è delle migliori, ma ci tenevo a fare questo video breve per segnalarvi che ormai è già da qualche settimana, adesso siamo a fine agosto, perché la CBA ha aperto una campagna di richiamo, perché sembrerebbe, almeno io non ho trovato informazioni precise, che abbia preso fuoco o causa sua ci sia stato una sorta di incendio o qualcosa del genere. Non prendetela con le pinze, perché non c'è una situazione ufficiale. Di fatto c'è un comunicato sul loro sito, sulla parte di recall, quindi sulla parte di richiami, c'è una documentazione di 3 pagine dove viene illustrato un po' tutto, vengono avvisati gli utenti di prendere atto di questo richiamo, dopodiché di fare una verifica che potete trovare all'interno, o qui come nel mio caso c'è un codice, e in particolar modo questo, io non so se si vedrà, ma nelle immagini lo vedrete sicuramente, in quelle della CBE c'è una sigla. Se il vostro parallelatore, ripartitore più corretto, di corrente, che sia questo quello nuovo al litio, rientra in questa campagna di richiamo, quindi questo codice è in quell'elenco che CBE segnala nella documentazione di richiamo, e a quel punto conviene smontarlo, e loro consigliano di staccarlo il prima possibile, perché appunto ci potrebbero essere delle conseguenze anche gravi. Conseguenze anche gravi, inteso che appunto sembrerebbe che possa rischiare di esserci un incendio. Quindi io, come vedete, l'ho smontato. Sinceramente io per installarlo avevo fatto questo lavoretto qua, quindi avevo tagliato il loro connettore, quindi sinceramente spero non mi facciano problemi per questo, anche perché molti installatori, e un po' tutti, per comodità spesso fanno un po' questo lavoro qua, per evitare di avere 2000 spinotti. Se avete già una vostra morsettiera o altro, vi andate a collegare direttamente lì. Quindi all'interno della documentazione c'è una procedura da eseguire. Il primo consiglio è: rivolgetevi al vostro rivenditore, cioè dove l'avete acquistato, se ce l'avete magari pure a portata di mano è meglio, andate lì, lui raccoglierà il prodotto, quindi prende il prodotto, lo spedisce indietro, CBE gliene rispedirà da uno che ridarà a voi. Quindi primo contatto quello. Se invece con il vostro fornitore, per comodità o per problematiche, non lo so, di diciamo posizione geografica o altro, non siete comodi o non riuscite a farlo, a quel punto ci sono loro indirizzo email, loro numero di telefono, potete contattarli e chiedere un attimo come procedere. Sicuramente la prima cosa da fare è andare a staccare proprio come ho fatto io e portarlo via, perché non, se lo dichiarano addirittura loro, vuol dire che il rischio c'è, indipendentemente da l'ho installato bene, benissimo, in un posto così o un posto cos'ha, loro fanno un richiamo. Non costa ovviamente nulla fare questa procedura, costa avere una rottura di scatole e dover smontarlo e rimontarlo. So di alcuni che mi hanno scritto che hanno delle posizioni veramente delle balle, quindi magari con l'occasione uno lo mette in una posizione un po' più comoda, o altri non sanno neanche se ce l'hanno perché hanno comprato in mezzo e il kid da chi l'ha comprato ha detto che c'è, però non sanno dove. Va bene, quindi era solo un video per avvisarvi di questa situazione qua, di fare occhio, fare questo controllo che vi ho detto, e nel caso avviare tutta la procedura. In descrizione vi lascio il link di dove andare a vedere il richiamo ufficiale. Qui sopra vi lascio anche il link di quando l'avevo installato, così magari per alcuni potrebbe far comodo per di disinstallare questo e ristallare poi quello nuovo, magari può servire come aiuto. La luce di questo video
è pessima, lo so, perché sono al calasole, quindi è difficile fare un'illuminazione decente. E niente, io vi saluto come al solito, l'invito è iscrivervi al canale anche per avere informazioni di questo tipo qua. Ci vediamo al prossimo video, lasciate un pollicione in su, iscrivetevi, campanellina, eccetera eccetera eccetera. Ciao.